È stato il principale artefice dello splendido decennio INA 1 del Teramo Basket, poi l'uscita di scena nel 2011 e l'onda lunga di una crisi societaria che porterà alla scomparsa del club nell'estate 2012 dopo un'altra salvezza conquistata sul campo. Carlo Antonetti si riprende la scena e si fa promotore della nascita di un consorzio, Amare Teramo il suo nome. Lo scopo? Tornare a dare emozioni con il basket, ridare entusiasmo al tessuto teramano. Ma questo progetto nasce da una motivazione forte che è quella di cercare di invertire una tendenza che ormai da anni investe il nostro territorio, la nostra città, che è quella un po' di una crisi di partecipazione, di voglia, di entusiasmo, di voglia di competere, di voglia di partecipare, di mettersi in gioco e di entusiasmo, di progettualità. Quindi in questo scenario si inserisce una volontà di cercare di invertire una tendenza che oggi poi è aggravata anche dalla situazione Covid che tutti conosciamo e che non possiamo dimenticare, ma che ci impone di pensare positivo, di cercare di dare appunto un rinascimento a queste, alla realtà sociale, a quella diciamo imprenditoriale della nostra città. Nella mia idea la pallacanestro inizia come essere un elemento, un ingrediente di aggregazione, perché ha una storia in questa città, perché lo sport è aggregazione, è stare rispetto delle regole, è stare insieme, quindi è anche professionalità, è un fatto culturale, sociale e anche di competitività, perché è un valore che noi dobbiamo riprendere anche in questa città. Bisogna essere competitivi, che non vuol dire vincere, ma vuol dire competere appunto. Da qui a un paio di settimane Antonetti valuterà se ci sono i presupposti per la nascita effettiva del consorzio. È già stato intavolato un dialogo con il presidente del Teramo Basket 1960, Ruscitti. L'ipotesi è che il consorzio possa partire con una Serie B e da lì dispiegare la sua progettualità. Se si dovesse concretizzare questa ipotesi del consorzio e l'ipotesi di una costituzione di una società controllata al 100% dal consorzio, automaticamente penso che sia logico pensare a una Serie B.